Siamo con il sindaco di Fiumicino, Esterino Montino, nell'area di cantiere ancora non finita del Ponte 2 Giugno, che è stato riaperto al traffico, ma stanno proseguendo le opere per completare tutto il percorso. Ecco, siamo in un cantiere, quale migliore location per fargli alcune domande su quello che potrebbe essere un nuovo grande cantiere per il comune di Fiumicino, quello dello Stadio della Roma. Acclarato che la sua non è una boutade, non è una cosa detta tanto per dirla, cerchiamo di andare un pochino più nel profondo. Allora, intanto, qual è di preciso l'area interessata, eventualmente interessata? Beh, intanto io penso a un'area dove non c'è bisogno di variante di piano regolatore sostanziale, perché è un'area destinata ad essere edificata. È il quadrante ovest, esattamente dietro Parco da Vinci. Parco da Vinci, c'è quel grande triangolo costituito da circa 300 ettari, è un'area appunto edificabile, quindi non dobbiamo fare favori a nessuno, già è prevista. Naturalmente è di proprietà privata, ma non di un unico privato, lì sono decine e decine. Diciamo. Ecco, allora la interrompo perché la storia della proprietà è fondamentale. Allora, le faccio dei nomi. Caltagirone. No, Caltagirone, Parco Leonardo sta dall'altra parte dell'autostrada, non mi risulta che abbia proprietà. Erasmo 5? No, neanche, non mi risulta, sono proprietari diversi, sono proprietari anche di gente storica, diciamo, del comune di Fiumicino. E il Duca Sforza Cesarini? No, neanche, sta anche lui dall'altra parte. Tra l'altro lì ci sono due fallimenti abbastanza importanti, uno su 160 ettari che è il CIRF, che è naturalmente l'interlocutore, non è neanche il privato, è il tribunale, è il perito del tribunale, commissario, diciamo, nominato dal tribunale, e ce n'è un secondo uguale, e quindi anche lì c'è l'addetto del tribunale, il responsabile, diciamo, nominato dal tribunale, che può fare, diciamo, questa discussione diretta. Quindi sotto questo aspetto noi abbiamo una situazione abbastanza diffusa. Siccome, ripeto, non c'è bisogno di grandi varianti, c'è solo naturalmente una procedura da fare che è prevista in questo caso per edificare una grande infrastruttura come quella. Per essere onesti, parliamo anche di tempistiche. C'è chi può pensare che il progetto della Roma, così come l'abbiamo visto sui giornali, venga preso e un po' come fosse un lucido posizionato sul territorio di Fiumicino, e quindi che in un anno si possa fare questo stadio. Così non è. No, adesso non esageriamo, le procedure devono essere fatte, bisogna fare il progetto naturalmente e collocare il progetto sull'area stessa, perché comunque un'area è diversa dall'altra, quindi la devi progettare. Certo, il lavoro fatto dall'altra parte avvantaggia sicuramente l'intervento e anche i tempi. I tempi, ripeto, sono tempi che comunque attraverso la procedura della conferenza di servizio è possibile farle anche rapidamente, però naturalmente poi ci sono tempi tecnici e burocratici che li devi rispettare. Quindi resta comunque la disponibilità politica e la sostenibilità, diciamo, urbanistica. Sì, c'è la disponibilità politica amministrativa da parte della nostra amministrazione, e poi naturalmente sotto l'aspetto funzionale, tecnico funzionale, la possibilità di farlo, di realizzarlo su quest'area c'è tutta, quindi non ci sono grandi contraddizioni, ci sono naturalmente problemi di varia natura, ma che sono di piccola entità e dove attraverso, diciamo, un po' di buonsenso si possono trovare tutte quante le soluzioni.